Доказательство обрезы слезы, самочувствие у меня отличное. Correva l'anno 1965, o forse sarebbe meglio dire camminava. Sì, perché in quel 18 marzo si è compiuto l'evento storico della prima passeggiata dell'uomo nello spazio. Il protagonista fu il russo Alexei Leonov, qualche mese prima dell'americano Edward White e 48 anni prima dell'italiano Luca Parmitano. Tecnicamente si chiama attività extraveicolare e per la missione sovietica Vostok 2 passeggiata non è proprio l'espressione più adatta. It was an extraordinary sensation. I had never felt quite like it before. Dopo essere entrato nella storia rimanendo sospeso nello spazio per 12 minuti, attaccato a una corda di pochi metri, l'allora 31enne cosmonauta si accorse che qualcosa non andava. La propria tuta nel vuoto spaziale si era gonfiata tanto da impedirgli di rientrare nella navicella. Altri 40 minuti e sarebbe morto. L'unica soluzione, ha raccontato in seguito lo stesso Leonov, era sfiatare un po' dell'ossigeno nella tuta tramite una valvola interna, rischiando però di rimanere senza aria. Così fece e si salvò. La discesa sulla Terra fu più in salita che mai. Sistema automatico di guida fuori uso, atterraggio sulla neve a migliaia di chilometri dal sito previsto e 2 giorni d'attesa per l'arrivo dei soccorsi. Il capitolo delle passeggiate dell'uomo nello spazio, però, era stato iniziato e da lì in poi nuove pagine, compresa quella italiana, aspettavano solo di essere scritte.